Salve, benvenuti e bentornati, io sono Salvo e oggi andiamo a smontare completamente il mio impianto fotovoltaico, come avete visto nei vecchi video, dopo un anno e più, per modificarlo e fare una modifica. E nel frattempo andiamo a manutenzionare anche le batterie che sono AGM. Non comprate batterie AGM, ragazzi, non servono proprio a niente. E leverò questo tipo di batterie e in questo momento andrò a montare un vecchio Bluetti che ho fatto anche un video, una C200, non so come si chiama, non mi ricordo. Comunque andiamo a mettere anche i Bluetti e vediamo se riusciamo a far funzionare i Bluetti con l'impianto nostro fotovoltaico. Quindi verrà caricato dai nostri pannelli solari e manderà corrente al nostro appartamento. Purtroppo sono intorno ai 2 kW, ma ci basta. E vediamo che cosa possiamo fare nel lungo andare. Ok ragazzi, a questo punto vi chiedo di lasciare un like verso sopra, iscrivetevi qua sotto al mio canale Telegram delle offerte. Sono anche su Instagram e su Facebook, ho un secondo canale YouTube e anche un sito. Ragazzi, ora sì. Allora ragazzi, per chi non avesse visto i vecchi video, vi faccio vedere come è combinato il mio impianto fotovoltaico, ormai più collegato da circa un anno e mezzo quasi, e quindi ha funzionato, non è che non ha funzionato, il problema sono le batterie che praticamente, per quanto possono essere grosse, non sono batterie LiFePO4, quindi non hanno la stessa resa. Comunque ora andiamo a vedere, vi faccio vedere come è combinato il mio impianto fotovoltaico e poi andiamo a smontare tutto e andiamo a vedere cosa dobbiamo fare. Allora, questo è il mio impianto fotovoltaico. Praticamente abbiamo questo qui, è un MPPT che ci serve per ricaricare le nostre batterie. Questo è il box dove andiamo a prendere la corrente dai pannelli solari, dove abbiamo uno scaricatore di sovrattensione, un fusibile solamente per il positivo, ora non mi ricordo se era positivo o negativo, ora in questo momento non mi viene, e poi abbiamo anche un magneto termico per la 12 volt, per la DC, scusate, per la corrente DC. Poi ho montato anche un controller per un direct drive per non far staccare e attaccare sempre il nostro ATS, e poi ho messo la corrente che entra dal nostro inverter, ora vi faccio vedere, la corrente che entra da casa e il salvavita che va dentro casa, che è un C16. Quindi questo, in questo momento siamo sotto alimentazione qua del fotovoltaico, quindi sta alimentando col fotovoltaico, è messo in automatico, quando non c'è più batteria lui in automatico stacca. Questo è quello che utilizzeremo per far funzionare anche il nostro Bluetti, che ora vi faccio vedere. Questo invece è il mio inverter a 24, che praticamente entra dalla batteria dove abbiamo le quattro batterie, dove ho fatto anche il video di questo, e praticamente poi passa da qua, che c'è un interruttore, questo è l'interruttore della batteria che alimenta questo qui. Questo da qua esce con una presa intelligente e va a finire poi dentro casa da qua e va a passare su questo qui. Questo, aspettate, su questo qua. E niente, ora noi andremo a staccare anche questo, stacchiamo totalmente le batterie, quindi le batterie non andranno più sotto carica, le batterie sono queste. Ho fatto sia il video per il mobiletto che anche per le batterie, ho segnato le batterie con A, B, C e D. Andiamo a eliminare tutto e qua sotto, proprio qua, andrò a mettere il Bluetti è stagno, quindi anche se arriva acqua non è importanza, perché è stagno, in tutti i casi lo copriamo in qualche maniera, non è un problema. Quindi ora io mi tocca andare a smontare tutto questo gruppo, molto probabilmente staccherò forse anche un po' di queste cose qui, e questo qua andremo a mettere fuori uso,
e poi vediamo. Magari volevo fare altri video su, con questi qua, perché ne ho ora due su un altro impianto. Niente, qui mi sta dando che abbiamo 28,8. L'inverter, non so, gli ha preso questa cosa che mi deve dare 32,8, ma nel frattempo vi posso garantire che la batteria sono 29, qua 28,9, qua ci sono, questo si può anche regolare, posso mettere uguale a questo. Comunque non ci interessa, perché tanto andremo a smontare tutto. Vado a smontare tutto, ragazzi, non vi faccio vedere. Andrò a smontare tutte cose e metterò le batterie di lato e cercherò di mettere i bluetti all'interno. A dopo. Allora, questo è il. Cioè, ho levato tutte le batterie e mi è restato solamente questo gruppo qui. Questi cavi sono il positivo e il negativo delle batterie. Magari in futuro metterò delle LiFePO 4, le metterò qua dentro, cercherò di farle entrare. Ora qua andremo a mettere il nostro bluetti. E alimenteremo senza tutto questo, solo con questo qui, e questo verrà bypassato perché non funzionerà più, e funzionerà il container box del fotovoltaico. Prenderemo le batterie direttamente scusate, le batterie dal fotovoltaico, prendiamo direttamente da qua, perché praticamente entra qua dentro e poi mi esce da qua, e vediamo, anzi scusatemi, entra da qua. Entra qua dentro, entra all'interno e va a finire qua. Quindi questi qua saranno il positivo e il negativo, che io staccherò e metterò dei connettori MC4, magari le scendo da qua e farò scendere fino a qua sotto, e li collegherò direttamente al bluetti, così lui il bluetti caricherà e nel frattempo mi darà corrente solo, e ovviamente cioè, il giorno lo caricherò e magari la sera lo utilizzo, oppure posso fare diversamente, non è un problema. Questo poi lo vedremo più avanti nel video, vediamo come si comporta. Ok, ragazzi, ora continuo, ci vediamo dopo. Allora, ragazzi, questo è il bluetti, c'è entrato preciso preciso. Magari poi, per non avere problemi, andiamo poi a proteggere tutto. Da qua dove c'è questa presa andremo a mettere una presa da qui che va a finire direttamente su questa qui, quindi faremo una piccola prolunga, anche perché questo lo voglio lasciare così. In un futuro metterò qua a posto di lui una batteria di LiFePO 4, ma non ora. Quindi poi scenderemo altri due fili da qua, ti faccio passare tutti di qua dietro e vi vado a collegare qua dove vedete quello, quel coso lì, che è lo spinotto dei pannelli solari, e poi andiamo a fare il tutto. Quindi faremo funzionare tramite questa scatola qui e abbiamo tutto già pronto. Andiamo. Ok, ragazzi, ora andiamo a fare questa prolunga, spina asciugo, presa asciugo, e l'andiamo a collegare. 2 secondi e lo andiamo a provare. Ok, cavo montato in frazione di secondi. Un secondo, quando mai, ragazzi? Sono stati 10 secondi. Allora, abbiamo fatto una spina a pipa che andremo a montare qua o qua, non ha importanza, e la presa l'andremo a collegare qua. In pratica già potremmo dare anche corrente, ma dobbiamo andare a modificare qui, dobbiamo disattivare quello, questo qui, dobbiamo disattivare perché se no non gli dà corrente all'ATS. Quindi andiamo e facciamolo. Allora, collegato la spina al bluetti. E per ora l'ho piazzato così, ragazzi, poi mi passerà il tempo piano piano a sistemare tutte le filo, e l'ho collegato alla presa intelligente che mi va a finire qua dentro, dove c'è questo magneto termico che però è staccato, anche perché se lo attacco non funziona perché il contact drive non è disattivato. Ora lo attivo e passiamo avanti, poi vediamo, facciamo un tentativo se funziona tutto. Andiamo a fare questa prova. Ponticellato staccato dai contatti, non lo stacco da qua, ragazzi, perché poi lo rimetterò com'era, perché ripeto, più avanti metterò delle batterie LiFePO 4,
E praticamente manca solo l'alimentazione dei pannelli, che in questo momento non li do, però voglio dare una prova se funzionava. Andiamo a fare questa prova se funziona. Allora, devo andare ad attaccare questo. Questo è spento. Andiamo qua sotto. Oh, esplode tutto. Attacchiamo i nostri bluetti e andiamo a dire di dargli corrente. Allora, vediamo che succede. Ok, si è acceso e lui è passato in questo momento con il nostro bluetti, che sta assorbendo in questo momento 253 watt. Però non ci interessa ora se noi stacchiamo, perché dovevo fare caricare con i pannelli, quindi faremo così, accendiamo off. Stacca l'ATS, quindi per ora lasciamo tutto così. Stacchiamo anche questo. Allora, ragazzi, questo è il cavo, questo qui con i morsetti MC4. Questo supporta al massimo 700 watt di pannelli e non dobbiamo soppassare l'EVOLS di 150 volts. In questo caso noi abbiamo 400 watt e li stiamo ora dando 400 watt 90 volts. Come si fa? Si fa così, si va a mettere in questa maniera questo cavetto qui. Aspettate che sono imbrogliato. Questo cavetto che danno in dotazione va messo direttamente qua. Uno spinotto tipo aviazione, praticamente ha solamente un verso, non potete attaccarlo in nessun'altra maniera. E poi abbiamo questo qui, che sono l'MC4. Ovviamente il cavo è tutto originale della Bluetti. Questo è l'MC4, che ora facciamo una prolunga dal contenitor box al nostro, a questo qui. Quindi facciamo scendere due cavi da 4 e vediamo come possiamo farli scendere, e andiamo a collegarci anche ai morsetti MC4. A dopo. Allora, ragazzi, da qua, da questi morsetti, ho preso il negativo, che era il blu, questo qui, e il positivo era il marrone. L'ho portati qua su questi due fili da 4 e me li sono scesi tramite qua, e mi sono portati qua al bluetti. Ancora non ho collegato proprio niente. Dobbiamo andare a collegare gli spinotti MC4, questi qua, con la mia pinzatrice. Quindi andiamo a prendere questi e li vado a collegare. Non vi faccio vedere, mi sembra che già c'è anche un video, ora non mi ricordo, ho fatto tanti di quei video, come si faceva a fare per crimbare questi cavi. Quindi è inutile che ve lo faccio vedere, casomai se non lo trovate lo cerco io, se no vado a fare un video per come si fa questo, ma non mi ricordo se l'ho fatto, mi sembra di sì, di averlo fatto. Ok, mi crimpo questi due cavi e ci vediamo dopo. Allora, ragazzi, ho crimpato il positivo con questo, col maschio, e la femmina negativo. Teoricamente il positivo dei bluetti, c'è scritto qui anche PV+, va collegato al positivo dei pannelli. E il negativo PV meno qua. Ok, ora, prima che diamo corrente dei pannelli, devo andare a vedere un'impostazione. Questo si può levare tutto. Ok, dobbiamo andare a vedere un'impostazione per mandarla in carica. L'impostazione, se la andiamo a trovare subito, è sulla ricarica. Allora, PV, praticamente ora è messo in carica batterie da auto. Qua dobbiamo mettere su PV. Ok, e torniamo indietro. Se andiamo a vedere, è restato in PV. Ok, e a questo punto possiamo dare l'alimentazione dei pannelli e vediamo che succede. L'alimentazione dei pannelli la prendiamo da qua sopra. Da qua andiamo ad alimentare, e teoricamente, se c'è sole, dovrebbe andare a alimentare. Eccolo qua, 25, 35, questi sono i watt che in questo momento stanno entrando
nel nostro Bluetti. Molto probabilmente il sole non ci sta andando diretto, però aspettiamo qualche secondo e poi andiamo a vedere a quando arriviamo, perché magari l'MPPT sta valutando. Ok, a dopo. Ok ragazzi, dopo qualche minuto andiamo a vedere e vediamo che il sole non è tanto, ma siamo a 175 watt, 169, non so se si mette a fuoco. È quello che sì, ragazzi, perché oggi già il sole è quasi girato, quindi i pannelli li prende quasi di striscio. E lasciamolo caricare. Abbiamo il 77% e poi diamo corrente direttamente alla casa. E vi ricordo che questo non fa da OPS, ci sono altri bluetti che fa anche da OPS, quindi questo qui è senza Bluetooth, senza niente, quello, diciamo, il modello semplice, forse non è più nemmeno in commercio. Spero che Bluetti ci mandi quello nuovo anche per capire se possiamo fare qualche altra cosa, magari tenere questa configurazione così con un Bluetti un po' più potente. Ok ragazzi, a dopo. Allora, sono le 4:10, 4:10 dalle 12:30 abbiamo caricato e siamo a 84, non c'è più sole, 11 watt, sì, e andiamo a fare ora l'operazione di attivare e dare finalmente corrente a tutto. Quindi andiamo qua, attiviamo, si attiva e siamo ora sotto Bluetti. Allora, il Bluetti in questo caso sta caricando, cioè sta caricando, sta alimentando casa. E andiamo a vedere quando sta assorbendo. Per ora stiamo assorbendo esattamente 207 watt e stanno entrando ancora 11 watt. In pratica, quando lui ora si staccherà, che si scarica all'80%, porterà al 5%, mi sembra. Lui si va a spegnere in automatico. E l'ATS passerà direttamente alla corrente di casa. Ovviamente, ragazzi, con la presa per il fotovoltaico possiamo andare anche a controllare, quindi spegnere e attivare anche da qua, da questo pulsantone, la presa, quella che vi ho fatto vedere prima, dove ho collegato la prolunga dei bluetti all'uscita, quindi all'entrata diciamo dell'ATS. E possiamo andare a vedere anche i carichi e tutto quello che c'è. Praticamente in questo momento sta erogando il mio Bluetti 125,5 watt, in corrente ci sta dando 715, e totali kilowatt non li controllate perché questi sono tutti da ottobre 2023, che ha fatto per esempio ottobre 11,87 kW con le batterie AGM, questi qua, fino a stamattina, che praticamente stamattina ha fatto 3,29 e poi ho dovuto staccare tutto. E questi sono tutto quello che ho sviluppato con le batterie all'AGM. Diciamo che ogni mese ha sviluppato qualcosina, non è tanto, però ragazzi, mi ha un pochettino salvato la bolletta, non vi dico tanto, però fa un po'. Spero che con i bluetti mi possa far risparmiare qualcosina ancora in più. E niente, ragazzi, torniamo sul bluetti. Noi abbiamo 2 kW di uscita, quindi fino a 2 kW possiamo tirare 2 kWh. Quindi vediamo, penso che come convertire l'impianto con un full bluetti si possa fare tranquillamente. Ok, ora vediamo, ragazzi, vi confermo dopo, ma già sta funzionando tutto, c'ho casa sotto tensione. Allora ragazzi, quando montate i bluetti dovete avere un po' di spazio qui, almeno 2 dita, 3 dita di spazio, perché il Bluetti ha bisogno di aria. Qua ci sono delle ventole e ventole qua. Cosa può succedere anche che praticamente io potrei andare, vado in qualche posto e mi serve il Bluetti. Io in questo caso il Bluetti già ce l'ho carico, lo smonto da qua, quindi posso staccare sia la spina che i pannelli solari,
lo esco e me lo posso portare anche dietro e alimentare quello che voglio, un box, qualsiasi altro tipo di cosa. Quindi ottimo, ottima anche la pensata di metterlo qua. Comunque, questo sarà il posto, non sarà il suo posto definitivo. Ci saranno qua delle batterie, anzi, se c'è qualcuno, qualche casa produttrice di batterie mi vuole sponsorizzare il video, lo possiamo fare tranquillamente, anche perché le batterie in questo momento costano un po' troppo. Niente, non... per ora non le comprerò, però più avanti sì. Ok, ragazzi, ci sarà anche qualche altro video. Andiamo a vedere dopo quasi 2 anni le batterie a gemme che cosa è successo. E poi niente, tutto a posto. Ok, ragazzi, a questo punto vi chiedo di lasciare un like verso sopra. Iscrivetevi qua sotto al mio canale Telegram Discussioni, attivate tutte le campanelle, sono anche su Instagram e su Facebook. Ragazzi, e ora a un prossimo video. Ciao, grazie.